Allora, ragazzi, stiamo continuando con Leon B. Sono le 21:32, siamo on spot, on time. E la scorsa volta abbiamo fatto una partita stupenda, velocissima, fluida. Mi sono emozionato con molte cose che non ricordavo. Vediamo dove si va a parare oggi. Cerchiamo in qualche modo di ricordare anche la mia posizione nel gioco, perché ovviamente sono passate un po' di settimane. Credo, forse no, forse soltanto una in realtà, ma non mi ricordo se ne ho saltata. Sono abbastanza stordito in questo periodo, ce la farò a recuperare tutti i dati nella mia mente. E poi voglio rispondere in diretta a un ragazzo che mi fece un commento sotto l'ultimo video perché ha posto una domanda estremamente interessante. Solo una settimana e sono semplicemente molto molto stordito. E cerchiamo di fare quel classico inizio di recupero mentale di tasti e tutto. Io credo di ricordare una cosa prima di cadere in errore. Ricordo che ero molto soddisfatto di quando finì la serata scorsa, perché dovevamo semplicemente andare alle fogne. Tutto ciò che non è fogna dovremmo averlo risolto, giusto? Perlomeno per mia conoscenza abbiamo fatto una stupenda esplorazione e qui Don Cape giustamente dovrà essere probabilmente il mio Virgilio, perché che io ricordi dovremmo essere abbastanza puliti. E sì, no, il parcheggio, però comunque nella direzione post, cioè dobbiamo uscire dalla dobbiamo uscire dalla stazione di polizia, quindi andare giù. Quindi andare giù. Per ora non mi porto nulla, sono estremamente low on ammo. Però, allora, voglio rispondere a una domanda in realtà interagendo con voi, perché un ragazzo mi ha chiesto una cosa, per scendere. Ok, ci sono. E mi ha chiesto, ho sbagliato. Come mai quando parli di Resident Evil 2 ricordi a tutti che in realtà hai giocato sorprendentemente poco ai Route B? E quindi hai più memoria delle A, eccetera, quindi non hai completato più volte tutti i personaggi in tu. In tutte le combinazioni. Ora, la risposta è estremamente semplice, molto 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 naturale. Però, per quanto non sia facilissimo dire in chat la risposta giusta, perché ci sarebbero miliardi di opzioni da cui scegliere, ho un po' esagerato, decine, vi chiedo, secondo voi, un giocatore come me, no? Anche se si sta parlando del 99, quindi veramente, ma veramente, massimo 2000, quindi veramente, ma veramente molto tempo fa, perché un giocatore come me non ha completato così tante volte un gioco che in realtà mi piacque tanto? Grazie, Agle, di Siracusa, grazie di cuore. Massimo, comincia la serata con un dono così importante. Buonasera, alla faccia. Grazie del supporto. Vediamo un po', adoro vedervi rispondere. Alcune sono estremamente coerenti con l'età, la data. Un ragazzo dice: io pensavo che fosse sempre la stessa cosa con i personaggi diversi, quindi non mi interessava. Perché era prestato, un grande classico dell'epoca. Perché uscivano molte perle. Perché appunto quando sei più giovane ci si concentra meno su un singolo gioco. Dipende anche dal carattere, ma è assolutamente vero. Siete tutti molto molto vicini alla risposta giusta. Aspetto qualche. Attenzione! Esatto, in realtà scherzando, Iron Ox ha risposto. Perché era masterizzato. O meglio, no, Resident Evil 2 l'avevo originale. L'ho sempre avuto originale Resident Evil 2. Ma era l'epoca nella quale la PlayStation era per tutti i bambini, per tutti i ragazzini, stramasterizzata e si compravano 20-30 giochi a botta senza in realtà riuscire a avere quell'impatto da
posso e devo giocare a questo quanto più possibile. Si scambiava completamente l'attenzione con tutto ciò che si trovava in una grande busta o in un grande, diciamo, porta CD, e finivi per essere molto spesso distratto. Io, per il tipo di giocatore che ero, comunque finivo più volte un gioco, lo approfondivo. Ma una volta che avevo pensato, vabbè, ho fatto abbastanza, chissà che c'è, ah cazzo, c'è Legacy of Kain, oh cacchiarola, Silent Hill, oh porca miseria, Final Fantasy 9, no, Final Fantasy 9 lo comprai originale, beh, c'erano degli scambi ovviamente, però, no, è questo che accadeva, è questo il motivo. Tipo PlayStation Now ora, anche se quello era legale, anche se questo è legale, sto ammazzandomi, forse è il caso che io beva un sorso prima di continuare. Però è qualcosa che oggigiorno, cioè il modo in cui si vive la pirateria oggi è completamente diverso. Oggi è molto molto più colpevole di un ragazzino piccolo nell'era PlayStation 1. Per quanto in realtà considero poco colpevole un, non un minorenne, parlo proprio del range 8-20, chiamala così, come non si fa. Però, specialmente 8-14 non può ragionare sulla pirateria. Per quanto sia comunque sbagliato. Avete detto tutte cose giuste, sì? Mike, cosa significa che i fondali sono 2D? Praticamente, quello che vedi qui è una fotografia di un render 3D. Però è una fotografia, non sono poligoni. Il piano poligonale su cui si muove il personaggio è invisibile, mettiamola così. È un po'... vabbè. Comunque non sono 3D, non sono poligonali. Il piano è 3D. Però se riesci a vedere con la tecnologia della nostra nuova live la differenza che anche l'emulatore riesce a visualizzare tra delle zone che sono perfettamente renderizzate perché il giocatore può interagirci, mentre come nei cartoni animati, mentre quelle che sono tecnicamente solo una fotografia compressa, si vede. Comunque, pronti? Io devo stare un po' attento perché sono particolarmente teso. Esatto, è un 3D artificioso. È 3D il gioco, ok? Però, sala autopsie, è chiuso. Il simbolo dei fiori, ok. Grazie, Momo. Allora. Questo è il suono di un leaker, vero? Cani, è vero. Voglio andare giù, però effettivamente non ricordavo che qua si passasse per la fogna subito, quindi ho esplorato veramente poco. Penso che dovremo tornare su molto presto, però per ora andiamo. Infatti qui siamo completamente in un'altra area e devo stare molto attento ai cani perché mi potranno fare molto male molto presto. Allora, io per ora sono pronto a tutto, non ho particolari deficienze. Abbiamo anche salvato recentemente, quindi facciamo un giro e vediamo un po'. Allora. La grata è rotta, è troppo piccola perché possa passare un adulto. Ah, mi sento di nuovo nel mood. Non c'è niente da fare. Praticamente questo è un punto di salvataggio. Ok. Ora, mi piacerebbe poter colpire entrambi i cani con una fucilata, ma visto che c'è il rischio che non ho molte munizioni, cercherò di sfuggirgli. Cosa ti piacerebbe vedere da un Resident Evil 8? Zonnox, quello che mi piacerebbe vedere da... Ah, merda, accia la miseria.
con quale perfezione è riuscito a mordermi comunque. Quello che vorrei vedere da Resident Evil 8 è evoluzione. Non vorrei lo stile di Resident Evil 2, ok? Voglio che i successivi capitoli dopo il 7 siano sempre un passo in avanti nel game design e non soltanto nella qualità. Qualcosa di molto, molto anche sperimentale. Non abbiano paura. Adesso che hanno il coraggio di aver fatto prodotti perfettamente in linea con quello che potrebbe essere il AAA migliore che possa esistere per i fan, per un mercato che è saturo di cose un po' diverse, eccetera, comunque non abbandonino la volontà di proseguire all'interno di un percorso di perfezionismo anche evolutivo del loro prodotto ludico, non soltanto statico, diciamo. Ok, va bene, non c'è bisogno di... Allora... Sì, non c'è bisogno che me lo dici ogni volta. Ah, troppo alta. Stavolta non sta andando come l'ultima volta. Perché ho pensato di togliere l'istinto di un normale padre, essendo nel root B, e ho pensato, beh, quasi quasi facciamo qualcosa di originale. Ah, dovremmo esserci. Yeah. Appena ho fatto un po' di zigzag classico, no? Ha funzionato. Ok, abbiamo una lettura. Ah, no, la mappa. Mr. X vedo che per ora è in una meravigliosa pausa da terribile, spaventoso inseguimento di Mike. Non posso parlare di Resident Evil 7 perché lo vivrò con voi blind proprio in queste live. Deposito delle armi, è chiuso elettronicamente. C'è un lettore di schede, però non ho la scheda, che però adesso ha corrente. Questa porta invece è alimentata, siamo nel parcheggio. Ho sentito il doppiaggio italiano di Sekiro nel trailer, sì. Sì. È, come al solito, ben fatto, ma molto, molto cartoon, molto fumettoso. Tipico. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Luden, Ivan, benvenuti. Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. Work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? L'aiuti in maniera interattiva, non devi farlo immediatamente, ok? Perfetto, allora. Ci stava riuscendo benissimo da solo o sbaglio? Tutti questi pesci? È un raid? O forse è un'evidente allegoria fallica? Allora, Ada. Parliamo? Ada. Ada.
non importa, Ada. Io vado, eh. Mi sta stando un ragazzo con 500 persone. Atrix. Non conosco. Ada, wait! Tra l'altro non ho avuto modo di memare il ricordo di tutti noi ragazzi di quell'epoca, dell'Ada Wait e non solo. Ma siete 1000. Ah! Ada non è esattamente assessuata, è abbastanza femminea. Ecco che mi passa completamente la voglia di scherzare. Questo è il suono di ogni giocatore, il suono che ogni giocatore di Resident Evil odia sentire. Guys literally only want one thing, ed è avere meno cani in mezzo alle palle nella loro partita di Resident Evil. Streamer di Hudson. Ah. Porca miseria. Vediamo un po'. Brutale ma necessaria. Ma sta una favola. Quattro colpi di pistola e una fucilata. E ora ho tre colpi di pistola. Questi sono Licker Dogs, cioè sono qualcosa che non va bene. Necessariamente. Avevo fatto bene, eh? Io ho esploso le viscere, porca miseria. Io ho esploso le viscere, però penso che mi abbia il coperchio ben chiuso. Potrei riuscire ad aprirlo con l'attrezzo adatto. Ok. Però da giocatore posso dirvi che una macchia di sangue in più l'ho vista. Ho visto una leggera vibrazione di Leon. Credo che mi abbia comunque morso. Cioè, credo che gli HP siano stati abbassati dal suo morbido morso. Ah, questa è la cella dove si troverebbe Ben. Rullino. Che non sarebbero usciti se non avessi preso l'erba rossa. Sì, è un classico, esatto. È quello che hanno reso invece obbligatorio nel remake. Queste inquadrature e quest'area completamente nuova all'interno di Resident Evil 2 è fantastica. Però mi rendo conto di una cosa. Porcaccia la miseria, quante erbe! Si sta un po' esagerando. Io pensavo di essere tranquillo. E l'erba blu, a livello canonico, la lascio a terra. Ah, eccoci. Let me guess. You must be Ben, right? Sì, non dirlo così incazzato. Now. Però è realisticamente teso il ragazzone. What do you want? I'm trying to sleep here. You must be Ames. Is this the guy? Ben, you told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer.
but I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Merda. Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. Tra l'altro, John lo abbiamo scoperto e sentito in Resident Evil 1. Ricordate? Ok. There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. E va bene. Però... Però... Io la prenderei un po' più alla leggera adesso, perché abbiamo fin troppe cure. Dobbiamo liberarci un po' l'inventario prima di essere troppo sgargiulli. E ho un bruttissimo presentimento. Ho proprio un brutto presentimento. Ok. Già che siamo qui al sicuro, mi sento un po' più sereno. Per ora. Quindi, a livello di gameplay, io sarei andato al salvataggio di Claire, dove si trova nelle fogne la cassa di poco fa, però mi è stato detto trovi un baule appena scendi le scale. Ok, e no, questi consigli, come dico spesso, meglio di no, perché è più interessante... È più interessante, anche a costo di perdere qualche minuto, giocarsela in gameplay classico. Però, a questo punto, non faccio il finto tonto. Vai a sviluppare il rullino. Possiamo farlo dopo. Ci tornerò comunque in stazione sicuramente una volta. Guardali, guardali. Non c'è verso. Devo necessariamente ucciderli col fucile? Perché non ho proiettili. E va bene, facciamolo. Preferisco essere leggermente meno pronto ad offese pericolose, ma... Ah no, questa... Ah, sto... Questa è la strada di Claire. Allora, il mio errore di movimento nella mappa... Ho letto male la mappa. A questo punto faccio la strada normale. Colpa mia. Allora. Lo so che mi vedono. Il problema è che vorrei attaccarli mentre fanno il salto per shottarli. E non è successo. Sì, la bava alla bocca è fantastica, specialmente con questa risoluzione, è incredibile il fatto che sia stata comunque aggiunta. Allora, questo lo buttiamo giù, questo lo buttiamo giù, questo lo buttiamo giù. Ora siamo sia messi bene, sia messi molto male. Allora. Sì, appunto, lo so che intendevi la botola che aprirai, per questo ho detto che ho sbagliato strada. Allora.
Vediamo se per caso in questo angolo da qualche parte c'è qualche colpo extra, perché non si sa mai. Questo è il classico cumulo di macerie in cui potrebbe trovarsi un oggetto importante a livello di consumabile in un survival horror. Detto questo, avevo letto male la mappa, perché pensavo che fosse segnato la botola, non il. E invece non è così, quindi. Mi sono perso. Mi sono veramente dimenticato dove si trova la botola. Chissà perché. Stavo facendo un discorso prima. È possibile che mi sono distratto in maniera goffa? Può essere, eh? Non pensavo di dover... Ah! Ma... Allora è segnato. Ok. Quando sono tornato lontano dal parcheggio e non ho letto in chat disperati dove stai andando, mi sono autoconvinto scioccamente di trovarmi nel posto giusto. Ok. Gaff. Sì. Segui Ada con il cuore per non smarrirti. Eccoci qua. Vedete? Quello è 3D. Ora, ricordo benissimo quest'area di gioco in Lionei. Che meraviglia. Allora... Come sempre, loro vorrei evitare di ucciderli, perché sono quasi inermi. Ok. Sperando non mi abbia avvelenato. E non posso andare nell'armeria. Veleno. Non posso andare nell'armeria perché... Non ho trovato la scheda. Probabilmente... Ah, mazza. Qualcuno ci ha pensato in sede di design. L'ha già presa con Claire A. Infatti. Ok, allora. A questo punto... Facciamo così... Visto che mi ha morso anche il ragno, ci folliamo. Perché dovremmo essere nel classico finto attenzione, molto vicino all'attenzione arancione. Quindi due erbe verdi non mi fanno sentire una merda. Andiamo avanti. Metto la magnum perché nei miei ricordi qui c'è la larva. Però probabilmente non sarà così e ci sarà Birkin. O comunque un boss. Cioè, mi ricordo che c'è un boss in quest'area, quindi ho preso la magnum per... No, il nastro non me ne frega niente. Tipo qua c'è qualcosa? È qui in teoria. Quindi ok, non è... It's not the time. Sembra un pannello per aprire la serratura. Ci sono delle descrizioni per le spine. Inserimento spina re, torre, alfiere e cavallo. Me ne manca una. Ok. Allora torniamo al nostro fucile. Per ora... E qui? C'è modo di interagire per la manopola? No. Ok. Perfetto. Qualche consumabile nell'angolino? Non si sa mai. Ok. Allora. Ma dai. Ada? Ada? I don't think I've introduced myself yet.
My name's Leon. I'm with the RPD. Aveva capito. Mi ne frega niente. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Questi tempi di dialogo spesso fanno anche fraintendere i personaggi, perché c'è Ben che chiaramente sta mentendo, no? Sai qualcosa? No. Ah, time to play. No. How cute. That little girl must have dropped this. I think I'll hold on to it for her. Ora stiamo giocando con Ada. Questa era una parte di gameplay che avevo dimenticato durante la mia blind run del remake. E se l'è messo al collo. Che dettaglio. Allora... Mazza quanto è veloce a sparare! Complimenti, Ada! Complimenti, Ada! È incredibilmente competente! Perfetto. Quello a terra sta... Cosa? Ci sono alcuni zombie che sono incredibilmente forti. No, vediamo un po'. Guarda. Una fotografia scattata piuttosto recentemente. Sì, ma... È una donna incinta con un uomo. È chiaramente Ada. Che fossero Ada e John l'avevo capito, ma è strano il modo in cui lui tiene la pancia di lei. Cioè, non è il tipo di abbraccio da fotografia. Tra l'altro, vedete, sembra quasi i pixel sembrano quasi voler creare un'ombra che vuol far capire uno spessore, un gonfiore, come se effettivamente fosse incinta. Non può essere incinta perché nessuno ne parla mai, ma era particolarmente grassa in quel periodo, non so che dire. Era solo grassa. Ah. No, no, non è vero, non le sta tenendo le braccia sono dietro. Non le sta tenendo le braccia sono dietro, le braccia di John sono davanti alle braccia di Ada. Io vedo questo. C'è un pixel che sembra effettivamente che le stia tenendo il braccio. Non lo so, è una foto strana. È una foto strana. No, facciamo così. Sì, probabilmente ha le braccia incrociate, semplicemente è poco chiaro. Ah, bisogna usare il rasoio di Occam comunque, eh? Ada figli? No, non è incinta. Se guardi bene c'è la porta della fornace con il Lord Vessel. Grazie.
Ok. Oh yeah. Grazie. Fantastico. Continua a guardare poi con l'anima scura 2 in company. Girarci intorno, vada, raccogli. Ok. Esatto. Ah, fantastico. Sì, i cani sono stati strangolati a morte da Sherry, uno per uno. Certo che se in Resident Evil 2 Remake fosse possibile staccare le teste degli zombie con un calcio sarebbe bellissimo. Però il fatto che a livello canonico ancora nessuno si è redfieldizzato abbastanza. Leon, can you hear me? No! Ada, did you find anything? Right here. Nel mondo reale, la chiave rimarrebbe incastrata sopra e sarebbero entrambi fottuti. Oh no! E adesso? Crediti. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Ah. Your favorite line, Leon. Got it. Fantastico sta cosa che ti avvisa delle location dove andare. Grande. Allora. Qui non c'è più niente. Possiamo andare. Stando attenti a i nostri amici ragni. Fregato! Ti odio! Quella porta segnata è chiusa? Vediamo. Quale porta segnata? Ah sì, quella è chiusa. Quella non è segnata. Quella serve un... serve un... ancora uno scacco. Una pedina, un cavallo. Allora. A questo punto... io sono sempre più preoccupato che... oh no, la Magnum la sto tenendo in realtà non a caso, cioè... è l'emergenza che fa bene avere. Torniamo su... eccola la porta dei fiori, perfetto. I cani. Beh, in una linea così retta, così lunga, posso schivarli. Ah, i ragni avrebbero dovuto metterli nel remake. Come, tra l'altro, i leaker evoluti nel laboratorio. Sarebbe stato interessante, sarebbe stato... non male, onestamente. Non male. Sì.
in realtà non lo supereresti mai un cane. Tra la quantità di film nei quali le persone scappano dai cani è fantastica. Allora, fermi tutti, amici. Non mi farò uccidere. Ok. Ho già avuto l'esperienza del grattino mortale. Cioè, l'ho avuto il grattino della morte, vi ricordate? Quindi ho preferito utilizzare una cura eccessiva, ma ne è valsa la pena. Ok. Se avessi saputo che dovevo prendere soltanto la scheda, probabilmente avrei sprecato due colpi del fucile in meno. C'è altro dentro. I'll be right inside. Sono stato impulsivo per la paura dei leaker? Io non so. C'è niente, ragazzi. Avete visto le porte dell'obitorio in 3D, ma quello è solo perché sono cadute con Claire. Allora, peggio del morso morbido, c'è soltanto il grattino mortale. Ok, abbiamo munizioni della Magnum. Manco poche. Sacre munizioni della pistola. Troppo poche. Ah no, ok, si sono fatti perdonare. E dovrei poter prendere la mitragliatrice. Grande. E servono due slot liberi. Me la prendo, non batte il sole. Devo assolutamente... Sì, devo abbandonare temporaneamente la Magnum. Esatto, la Magnum è stata un errore. Era la mia emergenza, ma non pensavo che avrei trovato la chiave così presto, la tessera. Ok, andiamo di qua. Non farò pause dai Resident Evil con altre serie. Le pause dai Resident Evil saranno anime della sfida. Una volta finito Resident Evil, comincerò un'altra serie, poi un'altra serie, poi un'altra serie, poi un'altra serie. Quante altre live servono per finirlo? Un'altra dopo questa, massimo. Un'altra dopo questa, secondo me. Allora. Uno. Due. Nice. Perfetto. Adesso è il momento di utilizzare molto meno il fucile, perché... Qualche anima della sfida su Bloodborne sarebbe normalizzata, nel senso che non esistono mod. Ma manca molto anche a me. Sì, lo dico spesso, Richard. Di Resident Evil porterò tutto. Infatti, buona parte dei capitoli extra o mediocri spin-off sono per me blind. Thank you.
Ah, anche lei è in percentuale. Quindi non si può ricaricare? È letteralmente un'arma speciale, quindi. Queste armi speciali sono qualcosa che ti abbassano il punteggio nell'originale, vero? Perché qua è forte. Chapeau. Ok. Ok. Sapete qual è una cosa che mi sta stupendo di questa esperienza? La mancanza di reale presenza di Mr. X. Per quanto scriptato, pensavo che l'avrei trovato almeno altre due volte finora. E invece c'è questa sua assenza che è veramente imponente, pensando a quello che è Resident Evil 3 poi. Cioè. Allora. Perdonatemi se apro spesso la mappa, ma sono un po' stanco, quindi a volte penso a diverse cose, perché domani avrò un tecnico con il quale dovrò fare tantissimi lavori allo studio, tutti evolutivi, grazie a voi, grazie ai patron, grazie a tutti, per SNM 3.0, e quindi penso magari a qualcosa nel mentre gioco, parlo con voi, e quindi, insomma, mi si incrociano i neuroni. Sì, le porte verdi si passerà qua. Ah, sì, ne ho persa una di là, ma non l'ho persa, sto facendo il giro. Datemi il tempo, non mi sto perdendo sempre. Allora. Quanto stile. Ok, non ci sono trappolozzi qui? No, che palle! Ah no, ok, non devo andare ad attivare la porta di là. Ah, è lo stesso enigma. Ok. Temevo che dovessi andare a mettere gli spinotti. Che palle. È un vero casino. Ma... Regina... Aspetta, vediamo un po' che c'è scritto. C'è inciso il numero 13, 12 e 11. Allora, fatemi rileggere... Centro, destra, sinistra. Non mi ristare le risposte dei casi. Regina. Re. E fan. Sì, vabbè, sì. Sì. Esatto. Non c'erano... Tranquilli, ragazzi. Ce la potevo fare. Sì, no, è che... Pensavo fosse diverso dall'altro. E invece, giustamente, essendo allo stesso posto, mi confondo col remake in cui sono cambiate le cose. Ma cazzo! Buongiorno! Che poi, bene o male, è la stessa cosa che succede nel remake, ma lì non è obbligatoria, invece. E mi è successa nella blind run. Sì, ma quindi mi state dicendo che adesso qui c'è il buco. Infatti. Porca miseria. Ok. Porca puttana! Ma stiamo scherzando? Ero tranquillo.
ero tranquillo. Vacca, oh. Cazzarola. Che brutto momento. Sì, lo fa anche nel remake questo, ma lì non è di trama. Questi sì che sono jumpscare alla Resident Evil, cazzarola. Ha compiuto le due volte che dicevo? Beh, non proprio, alla fine. Allora. No, maledetto analogico. Ok. Scagaccia. Le porte sono troppo complesse per Mr. X. Anche sfondarle. È un uomo educato. Vabbè, purtroppo, certo che ho sentito dell'attentato. È stato abbastanza sulla bocca di tutti. Bella merda. Un disastro. Sì, lo so che se lo abbatto dà delle munizioni. Abbiamo parlato nella prima partita. Allora. Ok. Questo abbiamo letto. Un bel premio. Vediamo se c'è altro. Yes. Ok, qui niente. Controlliamo il cadavere, avete ragione. Niente. Ok. Mi sono stati squarciati. È un leaker. Ok, devo aspettarmi un leaker da qualche parte? Comunque ho molte più munizioni magnum di quante mi sarei aspettato. Ok. Dunque, quello che voglio fare adesso è andare nella safe room della camera oscura. Sviluppiamo la foto, giochiamo un po' con la cassa e poi proseguiamo verso il consiglio che ci ha dato, che ci ha dato Claire. Le porte verdi. Abbiamo buttato la chiave. Eccoci qua. Guardale, guardale. Si sono ripopolati, Adamo ed Eva. Allora, non voglio fare l'errore di aver preso il mitragliatore, averlo salvato da Claire e poi non utilizzarlo. Quindi depositeremo la pistola. Cioè, è anche un consiglio che ho ricevuto, ma è qualcosa che avrei fatto nonetheless. Thank you.
Ok. Codice di sviluppo T103. A causa del metabolismo accelerato tipico delle prime serie 00, questo soggetto ha delle particolari capacità rigenerative. Servirà un sacco di lava, bro. Allora. Per ora andiamo, abbiamo un sacco di spazi. Come sempre, prenderò una cura per essere sicuro che vada tutto bene. No, non sarò così esagerato. Perfetto. Questa foto non c'è nel remake ed è un gran peccato, sì. A questo punto posso direttamente andare al piano 2. Esatto, e andare all'obiettivo. Perfetto. Questo non si potrebbe mai fare nel remake, mai. Qui c'è il rullino nascosto da prendere dopo aver premuto 40 volte sulla scrivania. Sì, sì, sono di più però. Mea culpa, Sniper Ghost, ma non so di che parli. Allora. Ok. Meglio le armi di Claire, non ci sono dubbi. Specialmente se si presume che si può prendere il mitragliatore anche con Claire. Ok. Sono equilibrate grazie alla Magnum. Però il lanciagranate è veramente... Devo salire, vero? Ok. Ah, Phoenix, non sono molto informato. Esattamente come quando cominciai su YouTube. Dopo tutti questi anni comincio a farmi l'idea di alcuni dei miei colleghi, ma sono molto concentrato su quello che faccio, il mio percorso, il mio lavoro, i miei impegni. Non ho una visione a 360 gradi dei miei colleghi. Su Twitch proprio zero. Su Twitch io sono completamente ignorante di quello che accade. Quindi... No, sicuramente con SNM 3.0, quando arriveranno le effigi delle news, potrei cominciare a parlare anche delle piattaforme, ma sarà sempre assolutamente una cosa che tra l'altro mi sta venendo in mente adesso, cioè... È la cosa più lontana dalle mie priorità in assoluto. Ma no, qua devo metterci la manopola. Ci torniamo dopo. Grazie, Shampoo. Hai fatto bene a non dirmelo, Don. Fatemi sbagliare, è comunque una riscoperta. Si vede anche più il gioco. Cioè, una run perfetta di un veterano, come io sono in altri titoli, è divertente, interessante, ma non è esplicativa al 100% dell'esperienza ludica. Dopo tanti anni mi è capitato di trovare persone o colleghi con le quali accetto loro collaborazioni. Assolutamente. Se mi chiedono qualcosa e l'idea mi intriga, sono loro.
Che palle! Avete rotto il cazzo! Perché? Why you do this to me? Vedete? Che i loro morbidi grattini stavolta non mi hanno fatto male? Si chiama ira. La mia ira contro di loro li ha resi inermi. Vaffanculo, Licker. Esatto, è un bug della visuale, ossia la mappa 3D in quel caso genera delle hitbox che bloccano i proiettili. Bloccano i proiettili. Già letto. Ok. Anche perché non sto salvando, ovviamente, no? Quindi è tutto molto più teso, che fa parte del gioco, secondo me. Allora. Mr. X, sta giù, sta buono. Immagino che qua troverò lo spinotto del... lo troverò comunque presto. Okay. Abbiamo già letto anche questo. Iron se vivo. Chi non terrebbe una bella manovella in un baule da preziosi? Sono in tensione, altro che. Sono in tensione, sì. Sì,
Si è capito abbastanza bene che quando Barcolla è morto. E dopo le carezze gentili dei Licker, immagino che una doppia cura sia necessaria. Che figata questa cosa che è successa. Siamo nel Route B. Nel Route B, tremotino. Qui esce poco, ma ti pia negli angoli stretti. Già. Sta scena nel remake c'è. Questa scena nel remake c'è, in realtà. Se dobbiamo essere onesti, c'è. È quando alza l'elicottero. Ho già controllato dietro al quadro. Ah, sbagliato. Mi sono sbagliato. Volevo andare in libreria. Semplicemente non ho visto distinto il posto giusto e sono stato scioccamente attratto da delle scale. Il problema... State a sentire a me. State a sentire. Col cazzo. che torno dal Licker. Andiamo al piano inferiore. Ci facciamo una passeggiata. Un selfie nella stazione di polizia. Allora. Tra l'altro a livello di gameplay non me l'aspettavo, pensavo che durasse molto meno. 80%. Era abbastanza tosto in effetti. Però è perfettamente equilibrato, eh. Esatto, cioè Mr. X è meno duro di quanto sembri, perché è durato praticamente il doppio di uno zombie. Non me lo aspettavo. Una fucilata a bruciapelo avrebbe invece shottato, specialmente con l'headshot, il nostro caro amico. A proposito, visto che siamo
qui per fare i completisti, no? Ve l'avevo promesso. Oh no. Dalla torre elimino la manopola, ma devo prendere il rulleno. Perfetto. Abbiamo trovato un segreto. Eh già, piccola chicca, ragazzi. Dobbiamo farle bene le cose su Sutorema. Classico trucco da vecchio videogioco. Calmine. Arruolare. Ah, ecco. Rebecca Chambers in tenuta sportiva. Allora. Nel remake c'è. Semplicemente nella mia run ho inteso che il nascondiglio fosse due foto dello stesso posto, mentre in realtà erano due foto di posti diversi, a plurale. E in uno di quelli, nella Road B, c'era... No, scusate, in entrambe le run c'è sotto la modifica dell'arma anche la foto di Rebecca.
Fastidiosissimo questo suono. Datemi questo. Ah, esatto. Perfetto. Saltiamo giù. La cosa che qualunque poliziotto sano di mente farebbe. Un incredibile logico. Paura che fa questa cosa. Molto bene. Detto ciò, andiamo a vedere se il nostro Ben sta bene. Still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that. Scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Leon. Abbiamo perduto il laboratorio nel palazzo a causa dell'attività del disertore, Albert Wesker. Fortunatamente le sue interferenze non avranno effetti duraturi sulla nostra ricerca del virus, sul virus. Siamo solo preoccupati per la presenza dei membri residui della STARS. Redfield, Valentine, Burton, Borton, Chambers e Vickers. Se si scoprisse... Avevamo già letto sta cosa. Ok. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Hey! Leon, are you still there? We're leaving. Are you crazy? The streets are still crawling with zombies. It'll be all right, trust me. We found a way to the sewer. Follow us later. Claire! Claire! Wait, wait! Man, why doesn't anyone ever listen to me? Praticamente qua sarebbe perfetto Joseph. Huh. Lasciami indovinare, stai per dire hey, wait, Ada! Mamma mia. Thank you.
Nella botola si va subito nella stanza del boss o c'era una stanza prima? C'era la stanza prima, mi ricordo, ci sono i nostri cari ragnoli. Ok. Ok, ok. Mi ricordo di loro. Ah, speravo di riuscire a fregarlo. Così siamo avvelenati. Ai 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 ai. Volevo chiudere la live adesso, ma non posso chiuderla da avvelenato. Mi sentirei in disagio. La pianta blu l'abbiamo lasciata nella stazione di polizia. A questo punto facciamo una cosa tattica. A livello di salvataggio, la live come avanzamento finirà qui, in questo momento. Per quanto invece riguarda la coscienza da videogiocatore, vediamo quanto lontana è la nostra salvezza. Ah, devo prendere gli altri spinotti. Esatto, la mia decisione deve essere o di andare avanti di trama fino a che non si trova quello che è effettivamente il vaso, proprio quello orizzontale, quello, insomma, non, quello lungo delle erbe blu, oppure 1, 2 e 3. Lo so, è meraviglioso poter continuare, però abbiamo fatto la nostra classica ora e mezza pulita e domani ho il tecnico, credetemi, ho una voglia matta di continuare. Però lo so dov'è il vaso di erba blu, sto parlando del fatto che vorrei, piuttosto che tornare indietro, provare a vedere cosa succede avanti. Solo un momento. Eccoci qua. Stupenda sta cosa, la differenza. Perfetto così. Sei il nostro eroe, Leon. Top 10 anime fights. Vediamo, sono abbastanza sicuro che potremmo trovare molto presto una erba blu.
sono fiducioso. Ada! What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's guess my I'll job die. To look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way. Quindi nel remake hanno dato il carattere di Leon a Claire. È questo che è successo. Vediamo se... Ok. Ci saranno altri ragni, non meno. Oh no, sto zoppicando. Leon, forza Leon, trova la tua erba blu. Non... Ah, visto che c'è? Visto, ragazzi. Avevo ragione. Molto bene. Perfetto. Abbiamo la situazione sotto controllo. Ah, ma infatti è meglio nel remake, è ovvio che è meglio nel remake. Anche se un pochino poi cade la scrittura, ma... Alla prossima, ragazzi. Mike, wait! Michele. Grazie. Mi informerò, non... Perché mi dice il ragazzo... MotoGP 2019 si dice che avrà un'IA basata su rete neurale. Non fraintendere probabilmente il termine. E grazie a te per l'enorme dono. E benvenuto anche a Raito, Raivan Rage, Dan Takiniri, l'Alex, Ivan... Luden. E grazie Momo. Buonanotte a tutti. Alla prossima. Fantastico. È figo il Road to B. Buonanotte, ragazzi.